Benvenuti, cari viaggiatori, al nuovo viaggio di Nel tempo di un mirto, versione linea blu. Perché? Perché oggi vi porteremo alla scoperta dell'arte del mare. E dove? Non resteremo nei nostri mari sardi, ma andremo anche alla scoperta di altri mari, di un'altra regione molto molto bella. Quale? Lo scopriremo dopo la sigla. Posate i bicchieri e indossate maschere e pinne. Oggi ci immergiamo negli abissi del mare sardo. Ma come vi ho detto, non solo. Infatti andremo alla scoperta di una regione che è bagnata dal Mar Ionio e dal Mar Adriatico. Fa d'attacco allo stivale dell'Italia. Di cosa sto parlando? Della Puglia. E con la precisione di Taranto. Lasciate che vi presenti la protagonista di questo nuovo viaggio. Alla vostra destra, signore e signori, potete vedere la Pinna Nobilis. La Pinna Nobilis? Questa non è la Pinna Nobilis, però. La Pinna Nobilis è una conchiglia o nacchera più importante del Mediterraneo. Crea dei filamenti per ancorarsi al suo fondale. E da questa nasce il famoso bisso marino, o setta del mare. L'avete mai sentito? Lo scopriremo fra un po'. Grazie per la domanda. Ebbene sì, il bisso era conosciuto già nei tempi antichi. Se ne parlava già nell'Antico Testamento, per poi arrivare ad essere indossato da re e da regine, come per esempio Cleopatra. Veniva considerato un tessuto di lusso, molto pregiato e raro. Infatti ha anche partecipato a varie esposizioni commerciali, come per esempio quelle di Parigi e quelle di Londra, nel XIX secolo. Nella Seconda Guerra Mondiale però ha cominciato a scarseggiare e così era destinato praticamente a rimanere al mare, finché qualcuno non è riuscito a farlo diventare patrimonio dell'umanità. Ebbene, stiamo parlando di Sant'Antioco in Sardegna e di Taranto in Puglia. Ne parlava anche Aristotele nel suo Sugli animali. Ma inoltre anche Jules Verne nel 1870, nel suo 10.000 leghe sotto i mari. Indossai alla svelta i miei abiti di bisso. Gli feci sapere che erano intessuti di quei filamenti lucidi e serici che fissano le rocce, le nacchere. È arrivato il momento di partire per la Puglia. Siete pronti? Io sì, seguitemi. Eccoci arrivati in Puglia, a Taranto. Taranto è una delle città dove la lavorazione del bisso è sempre stata un'arte fondamentale. Per esempio, le tarantinidie, delle vesti femminili molto lucenti e colorate, caratteristiche tipiche del bisso, venivano portate da tantissime persone. Vi starete chiedendo come veniva estratto il bisso marino. Ebbene, i pescatori avevano costruito un pernilego era uno strumento formato da due artigli che permettevano l'estrazione della conchiglia dal fondale. Veniva utilizzato però anche una cordicella legata alla conchiglia e poi tirata dalla barca. Una volta estratti i filamenti, vengono sottoposti a varie lavorazioni. Prima di tutto viene sottoposto ad un lavaggio in acqua dolce di 12 ore, dopodiché ad un altro bagno nell'urea di vacca, poi sostituita con il succo di limone, per rendere la colorazione più dorata, proprio come diventerà alla fine il bisso. Un altro tipo di lavorazione è un bagno nell'erba saponaria e dopo sottoposta ad una asciugatura all'ombra. Della fase di filatura del bisso se ne occupavano le ragazze, perché avendo ovviamente le mani più sottili, questo permetteva loro di lavorare meglio. L'ultima fase della lavorazione è quella della colorazione. Di solito si utilizzava la porpora, direttamente estratta dalle ghiandole dei molluschi. A testimonianza di quest'arte del bisso di Taranto, possiamo ancora trovare dei guanti donati al re Federico Guglielmo II, custoditi nel museo, uno dei più importanti musei di Berlino. Ma torniamo in Sardegna. La leggenda narra che il primo maestro del bisso fu Berenice Cilicia, ebbene sì, una donna. Ma abbiamo la fortuna di avere ancora un nuovo maestro del bisso europeo addirittura. Proprio sull'isola di Sant'Antioco stiamo parlando di Chiaravigo.
La sua arte è stata ereditata da sua nonna Leonilde Mereu. Pensate che è lei stessa che si immerge a 13 metri di profondità per l'estrazione dei filamenti della nacchera. Ed è qui che si può parlare di vera magia, perché attraverso la sua tecnica di lavorazione trasforma i filamenti in oro. Le sue creazioni tessili, i suoi ricami, si trovano anche nei musei di Londra e di Parigi, ma anche a Washington, dove è custodita una cravatta di biso dorato per il presidente Bill Clinton. Uno dei riti più suggestivi di Chiara Vigo è la sua preghiera al mare, che recita ogni volta prima di immergersi. Ponente, levante, maestro e grecale, prendete la mia anima e buttatela nel fondale. Che sia la mia vita per essere, pregare e tessere, per ogni gente che da me viene e da me va. Senza tempo, senza nome, senza colore, senza confini, senza denaro. In nome del leone e dell'anima mia e dello spirito eterno, così sarà. Siamo arrivati alla fine del nostro viaggio. Vi ringraziamo e vi aspettiamo nel prossimo viaggio. Prima di lasciarvi, però, seguite i nostri canali e leggete il nostro articolo sul sito. Un saluto alla conduttrice Donatella Bianchi, perché oggi mi sono sentita un po' lei in linea blu.